Carissimi, eccoci al nostro terzo appuntamento di questo percorso che stiamo cercando di compiere insieme con l'obiettivo di indicare i numeri presenti del sistema scolastico italiano proprio per riempire di contenuto quelle che abbiamo detto sono le emergenze. Contrasto alla povertà educativa, colmare il divario fra il nord e il sud, scongiurare una catastrofe educativa. Vedete, quando si parla, pensavo in questi giorni di riforma scuola, come tutte le riforme per la verità, si ha sempre l'urgenza di risolvere giustamente problemi che forse sono prolungati, sono decennali e quindi si cercano delle soluzioni a valle che sono sempre contraddittorie, temporanee, non hanno quel senso di continuità. Il Covid è una crisi terribile che ci ha talmente spiazzati, ma che ci ha anche dato la forza di auspicarci delle riforme di carattere complessivo. Cioè, al capitolo scuola spesso mi è capitato, rileggendo varie richieste che negli anni sono state formulate ai governi, di avere questa sensazione che il mondo associativo, qualunque questo mondo associativo, laico ed ecclesiale, indifferente, è come se avesse presentato delle istanze alla politica legittime, che vanno dalla garanzia del pluralismo, dall'autonomia della scuola, dalla libertà della scuola paritaria, dal diritto di apprendere senza discriminazione, insomma, temi importanti. Ma altresì c'è stato un momento in cui a questi temi di fondo e si è come avuta quasi la sensazione che il mondo associativo dettasse l'agenda alla politica. E allora forse credo che questo aspetto che vorrei nelle prossime puntate approfondire con voi sia stato un elemento che abbia ostacolato riforme complessive di grande respiro, perché abbia diviso un po' tutti quanti, ha creato una divisione generale, istituzionale, politico, sociale, ecclesiale, sulle soluzioni. Provo a spiegarmi. Un conto è chiedere al governo di riporre la scuola al centro del paese, di dare un futuro ai nostri ragazzi, di completare il percorso autonomia, parità e libertà di scelta educativa, di rispettare la Costituzione, cioè e di rappresentare quali sono i problemi. Diverso è quello di dettare un'agenda, cioè dire noi cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Al capitolo scuola, così fanno i sindacati, al capitolo docenti, al capitolo paritarie. Ecco, questo aspetto sarebbe interessante da approfondire perché è evidente che dettare l'agenda non soltanto rallenta e crea divisioni fra chi propone, perché chi propone ha n soluzioni differenti, perché i problemi hanno n soluzioni differenti. Quindi il proponente, spesso variegato, deve impiegare un lungo periodo di tempo per accordare i vari fra di loro i vari soggetti proponenti. I vari soggetti proponenti propongono al governo che cambia costantemente le soluzioni. Il governo che cambia costantemente si misura con queste soluzioni dietro un ipotetico bisogno di andare di rispettare le istanze, perché la paura elettorale in qualche modo condiziona. Ecco, guardate, stiamo attenti, perché questo fenomeno non lo sottovaluterei, perché questo fenomeno, come vediamo, è cambiato, perché noi oggi abbiamo a che fare con un governo, non solo di unità nazionale, che vede tutte le forze politiche in campo, ma di un governo che non si lascia dettare l'agenda, che ha un'agenda chiara. Questo non vuol dire che le parti sociali non debbano, sono anni che sono in campo su questo aspetto, effettuare le loro legittime istanze.
e dettare l'agenda. E allora quando si presentano le legittime istanze di fronte ad un soggetto istituzionale, vuol dire acquisire la consapevolezza del proprio ruolo nel rispetto delle parti, chi è il governo e cosa fa il governo, chi è il Parlamento e cosa fa il Parlamento, chi è il cittadino e cosa fa il cittadino, chi sono le parti sociali e cosa fanno. Ecco, credo che un primo elemento di metodo che vorrei condividere con voi quest'oggi è che probabilmente in un approccio dialettico politica, istituzioni, cittadini, è cambiato la modalità. Non abbiamo più, non possiamo più permetterci le parti sociali che dettano l'agenda e la politica, ma abbiamo bisogno di parti sociali che evidenziano, conoscendo la realtà, i problemi alla classe politica. Di modo che il governo, che ha una sua agenda, è rappresentata dal programma del Premier nel momento in cui ha ricevuto la fiducia dalle Camere e quindi si è insediato, possa declinarlo operativamente. Ecco, metterci tutti quanti in quest'ottica ci permetterà di agire a favore della Repubblica, ma anche a non perdere tutto quel tempo che spesso nelle nostre realtà associative perdiamo per accordarci fra di noi, per accordarci fra i presidenti che cambiano, per accordarci sulla soluzione, per accordarci come proporla, per accordarci come viverla. No, è diverso. Ecco, e questo approccio che approfondiremo nelle prossime puntate, perché lo evidenzio? Perché al capitolo scuola è talmente evidente il problema che soltanto un cieco e un sordo in queste ore penserebbe di dettare soluzioni differenti. Noi abbiamo un paese Italia dove il sistema scolastico vede un sistema classista che alimenta sempre più le disparità fra ricchi e poveri, fra ragazzi del nord e del sud, acuisce le differenze di partenza. È qui che bisogna intervenire anche in prospettiva di una legge di bilancio. Garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità. Perché vedete, quando noi parliamo di scuola pubblica paritaria, intendiamo dire questa accezione. La scuola è pubblica perché ce l'ho io in quanto ce l'hai anche tu. Questo ha il senso di dire paritario, altrimenti diremmo privato, ce l'ho io perché tu non ce l'hai. E allora in quest'ottica noi non possiamo non guardare ai numeri. E se guardiamo alla scuola secondaria di primo grado, ove siamo ancora, badate bene, alla fase della scuola dell'obbligo, noi abbiamo questo tipo di pluralismo, e ribadiamo, il pluralismo per noi è fondamentale perché è garanzia di libertà, è garanzia di qualità, garanzia di un sistema scolastico equo e soprattutto salva dal monopolio che ha un costo economico e sociale enorme. Ma voi pensate quando in queste ore noi chiediamo il pluralismo al capitolo scuola secondaria di primo grado, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che in quattro regioni, il Lazio, la Liguria, la Lombardia e il Veneto, la presenza delle scuole paritarie è del 10%. Quindi ogni 100 scuole, 10 sono paritarie e 90 statali. Ed è un pluralismo ancora importante, alto in queste regioni. Il Lazio conta il 15,7%, la Lombardia il 15%, la Liguria il 10%, come il Veneto. E così in tutta Italia? No. Perché in Emilia-Romagna, Friuli e Piemonte, dove ancora il pluralismo è presente, si colloca tra il 7% e il 10%. Ma in Campania e in Toscana siamo tra il 5% e il 7%. In regioni come la Calabria, le Marche, la Puglia, la Sicilia e l'Umbria, con il più alto tasso di dispersione scolastica nel sud, ricordiamoci,
11.000 ragazzi fuoriusciti dal sistema scolastico pugliese. In IT, dispersione scolastica, l'Italia tocca il 13,5%, il 27% in Sicilia. Bene, in queste regioni qua, in queste 5 regioni, il pluralismo si colloca tra il 2 e il 5%. Ogni 100 scuole abbiamo 2 paritarie. E in 4 regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna, siamo al 2. Allora, voi pensate un po' di che cosa stiamo dicendo. Stiamo dicendo che evidentemente in queste ore intervenire a dare dei sussidi, pochi e tanti che siano, indistintamente a tutti gli allievi per tutte le scuole, non risolve il problema, non dà respiro. E allora quale sarà l'agenda, se non quella che intende intervenire sul problema? Se il Papa evidenzia il bisogno di scongiurare una catastrofe educativa, il Presidente della Repubblica ha più volte evidenziato quanto è importante mettersi tutti quanti insieme per far ripartire la scuola. Il Premier Draghi ha detto rimettere la scuola al centro del paese e il Ministro dell'Istruzione intende farlo contrastando la povertà educativa, la deprivazione culturale, colmando le disparità fra il nord e il sud per tenere unito il paese. Secondo voi le soluzioni ovvie quali dovrebbero essere, se non quelle di interventi mirati a cercare di salvaguardare il pluralismo educativo dove è salvabile e a rifondarlo dove va rifondato, cioè nel sud? Perché accanto a queste politiche statali devono ricorrere parallelamente politiche regionali, non ci stancheremo mai di dirlo, perché se in Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte il pluralismo educativo è stato in qualche modo salvato e quindi può essere alimentato, è perché ci sono state delle politiche regionali che l'hanno favorito, con la scuola, con la tua scuola. Se in alcune regioni, e quasi tutte oserei dire del centro-sud, questo pluralismo educativo si è perso, è stato conseguente a 3 reali problemi. Le scuole paritarie serie, che pagano i dipendenti, i docenti, le tasse, avrebbero dovuto chiedere rette non inferiori a 5.000 euro, ma le famiglie non avrebbero potuto pagarle. Quindi non hanno chiesto queste rette, si sono indebitate fino a dover chiudere. Non sono intervenute a supporto delle politiche regionali, come è avvenuto in molte aree del nord, che hanno, attraverso buono scuola, tutte scuole voucher, salvaguardato. Terzo, arretrando le scuole serie, ha avanzato la malavita, la camorra, la mafia e le scuole illegali. Evidente che noi su questo dobbiamo intervenire. Con questi input che ho voluto così condividere con voi, ci diamo appuntamento alla prossima volta con la scuola secondaria di secondo grado e poi man mano lungo il nostro percorso cercheremo di rendere evidente quello che agli occhi degli analisti è ovvio. Grazie.